No, no, non voglio aizzare nessuno ma ho visto contestare Moratti Pellegrini io, io non capisco perché, non voglio aizzare nessuno, ripeto, io non capisco perché vengano contestati i giocatori, è stato contestato giustamente l'allenatore ma al presidente non gli dicono più nulla lo, cioè, lo schifo a cui stiamo assistendo tutti, indipendentemente da, dalla qualificazione ai quarti di Champions League è comunque dovuto ad un presidente che non investe più nulla da tre anni e che va a girare con il piattino in mano da tre anni, fa squadre con i parametri zero e con i prestiti, anche perché spesso non lo dice nessuno questa squadra in campo sei parametri zero, di cui tre o quattro sono over 30. Quindi di cosa, di cosa vogliamo ragionare? Un esempio l'hai visto ieri, no? Il giocatore di cui mi avete sentito parlare tante volte che è Kostic, no? che Io ci scherzavo sopra, Kostic poco dicevo l'anno scorso. Che il cinese non ha voluto prendere perché Gosens per 18 mesi non l'ha pagato. Quindi, di cosa vogliamo ragionare? Lo schifo a cui stiamo assistendo: nove sconfitte in campionato, zona Champions a rischio. E meno male, quelle dietro fanno ridere perché in un campionato normale la Champions forse era già andata. Ma di cosa stiamo ragionando? Tecnicamente, siamo scarsi. Quando fai le squadre a parametro zero con i prestiti, non c'è Tecnia, non c'è uno che salta l'uomo, c'è un allenatore che gioca sempre nella stessa maniera: tic, tac, tic, tac, tutto in orizzontale, tic, tac, tipo lui fa il gioco del, cioè del tre giri di tic, tic, tac, tic, tac, tic, tac. La Lula te l'ho detto due settimane fa. Ora incominciano a dirlo anche degli YouTubers famosi eh, rispetto a me, che non sono nessuno, la Lula non esiste più. Lo stesso Lukaku invece di ingaggiare duelli con Duelli con Bremer, spesso veniva giù in difesa da una mano al centrocampo: devi stare là e massacrarlo. Bremer, capito cosa ti voglio dire? Abbiamo perso nove partite, ragazzi. Nove partite. Questa è una squadra involuta che ormai al primo contropiede prende gol, ma l'hai visto sul gol? Perché difesa nuova, questo non gioca a quattro nemmeno se gli sparano. Difesa nuova con Darmian e Danfris che non si capiscono: vado io, vai te, vado io, vai te. Onana posizionato malissimo. Costic non fa altro che mettere la palla dove c'era una dove c'era un, una voragine 1-1. E poi questa squadra mi sono segnato anche le partite in cui non abbiamo fatto gol. C'è anche un problema, non solo che hai preso 31 gol e 9 sconfitte, ma c'è anche un problema di gol proprio di farli perché qui, ragazzi, cioè, voglio dire. Bologna 0 gol, Empoli 0 gol, Samp 0 gol, Spezia rigore all'85esimo, con il Porto 0 a 0 a Porto e 1 a 0 quando loro erano a 10, uh, 10 minuti dalla fine. Ed è una squadra che non ha gioco, è prevedibile: non ha gioco e non ha qualità. Quindi, io cosa vogliamo ancora ragionare? Quando fai le squadre con i parametri 0 e i prestiti, dove vuoi andare? C'è questo miracolo Champions che non si so sa nemmeno come possa essere accaduto perché, ragazzi, ma te l'ho detto a Milano. Io, io sono toscano, non vivo, la, però conosco tantissima gente interista di Milano con cui parlo tutti i giorni. Contestano i giocatori, contestano, contestano l'allenatore. Lascia perdere il presidente, se ne sta andando. Qualcuno mi dice non lo contestano perché sanno, sta andando via. È uguale. Dopo le figure di merda, bisogna prendersi le responsabilità. È uguale che se va via e sta andando via, è uguale che sia già venduto. Bisogna dirgliene quattro anche a lui, con tutta l'educazione del caso. Tipo, ritornare davanti alla sede, come abbiamo fatto in maniera molto educata due anni fa e lasciargli la maglia lì, e scrivigli i bigliettini, vattene via perché lui ha distrutto l'Inter è il pesce che puzza dalla testa in maniera educata e civile io non capisco perché questo presidente debba essere immune quando per molto meno è stato contestato Moratti Pellegrini, Moratti e Pellegrini due tifosi dell'Inter e a questo qui non gli dicono nulla io vorrei capire perché perché in maniera educata non lo accompagnate alla porta che è lì solo a prendersi le passerelle e a succhiare le ultime cose che può succhiare dall'Inter? Perché non lo mandate davanti ai microfoni domani? Marotta, perché te non parli? Alla Juve ti davano un fallo laterale eh, che non ti dovevano dare davanti ai microfoni. Perché non vai a parlare, Marotta? Il presidente dell'Inter dov'è? Che ad oggi ancora è lui. Perché non va davanti ai microfoni? È uno schifo, è una vergogna. È una vergogna, ma è una vergogna anche vederla giocare questa squadra. Gioca sempre alla stessa maniera. A tergi stallo tic tac, tic tac. Palla palla da destra passa a sinistra, poi da destra passa a sinistra, poi passa in mezzo sulle fasce e cross. Ma dove ma vuoi è... andare in questo gioco anche i Nove sconfitte e 31 gol subiti. Non si può andare avanti così, ragazzi. Campionato, ancora ci sono troppe partite. Io ve lo dico: non si può andare avanti così. Non si può andare avanti così. Indipendentemente dal gol che andava annullato, ma ci mancherebbe dallo scandalo Vardi ieri sera. Ma l'Inter non può giocare così perché è una roba vergognosa. Stanno mancando di rispetto ai tifosi dell'Inter, questi qua. Tutti, eh quanti sono, non solo i cinesi, ma te lo ripeto. Giocatore da prendere la costi il cinese ti prende cose e infortunato perché per 18 mesi non lo paga. Quindi dove cazzo vuoi andare? Dove volevi andare? Dove volevi andare? Non ha sconfitta il 31-30. Eh? Dov'è il cinese? Non è andato davanti ai microfoni cinese ieri, vero? poi eh? mai non vado davanti ai microfoni ieri il cinese? lo vedi e ci prende tutti per il culo questo qui, questo ci, anzi parliamo al passato, ci ha solamente preso per il culo, ci ha sempre preso per il culo ciao tutti.